Questo programma vi è offerto da scintillecroppo.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. Scintillecroppo.com, da oggi il web fa scintille. Che ci fai col mio pigiama? È il mio a lavare. Ma l'hai lavato ieri. E quindi è peperoncino, posso lavarlo quante volte voglio. Caffè Mammone, quando la tua giornata profuma di caffè. Facileefficientare.it. Proxenia, quando la luce è tutto. Turco, immagina, crea e arreda. Con la gamma DR puoi scegliere l'alimentazione che preferisci e l'automobile adatta ad ogni tua esigenza. I wasn't planning on being here. Don't even know anybody to talk to. My friends are. Tendenze Fashion 2024. Solo pagine di moda. Ascolto questa canzone, sfrecciando a 2000 sotto un lampione. Vorrei che un funerale. Allora, buon pomeriggio, benvenuti a un giorno dopo l'altro. Eccoci. Sono con Federica Di Lieto, siamo in quel di Fagnano Castello. Perché Fagnano Castello? Perché oggi siamo venuti al Festival della Castanicoltura. Quindi la famosa sagra della castagna. Esatto. Ti piacciono le castagne? Da morire, non vedo l'ora. La domanda più veloce e spontanea che mi viene è quella che riguarda un po' il tuo genere. Che cosa riusciamo a fare con le castagne? Di tutto, di tutto. La realtà è che siamo abituati a pensare alle castagne sulle declinazioni dolci. Uh-huh. Ma in realtà attraverso la farina di castagne si possono fare anche delle paste fresche. Veramente tantissime cose. Tante, tante, tante. La pasta alla castagna, sai quante calorie che ha? Parecchie. Però vabbè, ogni tanto. Una ricetta al volo, dai. Così la lanciamo. Beh, castagne, porcini, zucca, l'autunno assoluto. Facciamo una bella pasta ripiena di una crema di zucca bella asciutta, la saltiamo con dei funghi porcini. Fatta. Senti, poi io so saltare, no? Saltare. Non così. Spadellare. So spadellare. Benissimo. Però voglio dire, sono anche bravo. Vorrei essere. Dobbiamo testarla questa qualità. Sì, vorrei anche essere più bravo. Quindi una lezione me la fai? Va bene, volentieri. Adesso se entriamo in una casa, chissà, forse facciamo una ricetta tipica anche, quindi. Andata. Può essere. È tutta una questione di polso. Senti, spadelliamo un po' in giro facciamo un giro a Fagnano, vediamo sì, un po'. Sì, molto volentieri. Hai qualcosa da raccontarmi? Beh, ho letto un po' su Fagnano. Tra le cose più simpatiche ho trovato questa leggenda della pietra scivolente. A pietra scivolente ci piace, che cos'è? La pietra scivolosa, no? Questo tranello architettato dal diavolo che voleva convincere Gesù ad arrampicarsi su questa pietra. Ovviamente lui l'aveva resa scivolente, quindi molto scivolosa. Chi fosse riuscito ad arrivare alla cima di questa pietra sarebbe diventato padrone, diciamo così, di tutti i territori che insomma si riuscivano a vedere. Ovviamente il diavolo si arrampica facilmente con le unghie. Gesù non tanto ce la fa, perché avanza e scivola, arriva la Madonna, lo porta su, proprio lo solleva, lo fa arrivare in cima, vince. E diventa proprietario, diciamo così, di tutti questi territori. Si dice che ancora oggi si vedano i segni di questa, gara, di questa gara su questa pietra scivolente, che tra l'altro è proprio qui dietro, è su un monte che sta proprio qui dietro, la
Cioè... anche una camminata sul monte ci spetta? Magari, però vediamo quanto tempo abbiamo a disposizione. Andiamo a fare un giro per Fagnano, poi dobbiamo incontrare anche il presidente della Proloco, forse anche il sindaco. Benissimo. Profumo del cucinato? Sì, perché questo vicolo è profumatissimo. Ma noi siamo qui per motivi culinari, non per altri motivi. È una deformazione professionale. Io quando sento odore di cibo devo capire che cos'è. Siamo alla Sagra della Castagna, stiamo facendo un giro tra i vicoli, siamo naturalmente un giorno dopo l'altro e questo è un vicolo che si trova nel centro storico di Fagnano. Che meraviglia questi cartelli. Non so se questi ci stanno tutto l'anno oppure... dobbiamo chiedere alla Proloco se ci stanno tutto l'anno. C'è il presidente della Proloco. No, la nostra curiosità, la mia e di Federica, era quella di capire se questi cartelli ci stanno tutto l'anno oppure solo in questa occasione. L'abbiamo cercato di mettere per questa occasione, ma credo che cercheremo di farli stare tutto l'anno anche per riavvivare il nostro centro storico. Senti, del centro storico che cosa ci puoi dire? Sono... purtroppo nel centro storico sono poche le abitazioni che sono abitabili, c'è stato uno spopolamento. Quindi ci vivono poche persone? Sì, poche. Bene, noi continuiamo il nostro percorso, con te ci ritroviamo più tardi? Va benissimo, a dopo. Grazie. Alla scoperta di Fagnano Castello, te lo dico sottovoce, amo te, questo mi piace. Salto questo... nel vuoto, vieni con me. Dai. Però vienimi a prendere. So che tu hai preso informazioni su Fagnano Castello. Ma sì, dai, qualcosina sì. Sulle origini di Fagnano Castello. Questa è anche una storia simpatica. Adesso troviamo una location, ci collochiamo da qualche parte. Mi racconti un po' di cose, no? Vogliamo entrare qui? Buonasera! Buonasera! E già ci sentiamo meglio. C'è un bel calduccio, un bel profumo di fritto che ti entra dentro e non ti lascia più. Dobbiamo già cominciare adesso ad assaggiare? Cioè, se vuoi, perché tu, no? Tu sei per l'assaggio? Sempre! Non abbiamo dubbi. E... come le fate queste crespelle? Ma nell'impasto mettete anche le patate o solo acqua e farina? Anche le patate. Quindi morbidissimo. Acqua, farina e patate. Patate lesse, no? La signora non è microfonata, abbiamo sentito, ma ho detto acqua, sì, farina e patate. Ma fuori c'è scritto crespelle, ma in fagnanese come si chiamano? Grispet. Vado io dalla signora, aspetta, siamo così. La signora la microfasso da... Vai! E grispet praticamente. Sentiamo. Allora, passo io dalla signora Federica così la microfono, vedi? Signora, io sono Francesco, piacere. Eliana. Come? Eliana. Eliana, che bel nome. Avevo una mia amica ballerina che si chiamava Eliana, che ora non c'è più. Fai l'intervista e io faccio il microfonista. No, io vorrei chiedere alla signora la ricetta.
più o meno. Sentiamo. Mettiamo patate lesse, acqua, farina e lievito. E le quantità? Le quantità più o meno sono 5 kg di farina, un po' due lieviti, un'abbondante manciata di patate. E io volevo arrivare proprio un'abbondante qui. Patate, no, la mia abbondante mangiata. No, non mangiata, ma manciata di patate, con la C, un'abbondante manciata di patate, va bene. No, uno scioglilingue, come 33 trentini entrarono in Trento, tutte 33 trottellando. Quindi un'abbondante manciata di patate. Per fare una bella mangiata. Cioè, no, volevo dire una cosa. Stavo per dire una cosa importante sulle crespelle, mi ricordavo una cosa, non me la ricordo più. E quindi, no, la mia domanda era questa. Io non ho mai trovato, non so tu, che, visto che sei del settore, qualcuno al quale non piacessero le patate. Esiste? Credo di no. Quindi, credo di no, anche perché con le patate 3300 ricette. Quindi... Il Fabrizio Avoglio già ride perché lui stava dicendo la patata piace a tutti, va bene. Mi perdoni, non è colpa mia, è colpa di Fabrizio. Intanto noi assaggiamo. Prego. Andiamo a assaggiare. Tornerai da me perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza il tuo baci languidi non vivrò. Passa il tempo e tu dove sei, con chi sei, tu non pensi a noi, ma io so che da me tornerai. Larissa Volpentesta! Ciao a tutti! Morena, Spaccarotella, Ettore Santoro, fra un po' ritorno da voi. Eccoci al pianoforte con il nostro... Ciao, buonasera musicista, a tutti, buon Pierpaolo pomeriggio. Zambarella, come stai? Bene, buon pomeriggio, ti ho visto alla sagra della non castagna. Non suonare quando suona la base. Ok, mi fermo. Mi hanno richiamato, non dici al pianista di non suonare quando c'è la base si chiude con un applauso. C'era l'applauso, sono sfumato del tutto. Eccolo qua. Ok. Allora, come caro stai? Bene. Adesso puoi suonare. Ti ho chiamato l'altra sera, che erano sempre le 3 del mattino, e ti ho chiesto, ti ricordi per caso un certo Mino Verignaghi? Diceva chi è? Un rappresentante di cioccolati. Mino Verignaghi potrebbe essere un rappresentante... Sì, di Dolciumi. Di Dolciumi. Mi viene così. Invece no, un cantautore italiano che negli anni 70 ha avuto grandi consensi, soprattutto alla fine degli anni 70, e ha fatto anche tutta una serie di cose importanti insieme a Zucchero dopo. Però nel 1978 si sentiva questa canzone. Io appena ascoltai questa canzone alla radio di allora, pensavo fosse Drupi. Perché c'è quella voce rauca, molto simile. Con il graffio. Sì. E poi passava anche nei jukebox. Sì. All'epoca c'erano i dischi a 45 giri, da un lato c'era
praticamente Mino Vergnaghi. Dall'altro lato potrevi anche trovare John Lennon, no? Esatto. Il cosiddetto, forse Ettore mi potrà aiutare, come si chiamava questo, disco posta, qualcosa del genere? Disco posta? Disco jukebox, non mi ricordo. Comunque erano dei dischi usati appositamente, stampati appositamente su due facciate con due artisti diversi per i jukebox, venivano esatto. utilizzati per i jukebox. Ma l'H? No, non si chiamava l'H, era un'altra cosa. Questi che erano proprio dei 45 giri, la l'H era un'altra storia, sì. Poi ne parliamo della l'H, che è quella per i capelli che usa Santoro. No, la l'H era quella che si presentava Sanremo. A Sanremo ecco, non c'era l'MP3, non c'era la c'era una l'H incisa solo dal lato. O la bobina, ma c'era la l'H. Invece questi erano proprio questi dischi che stampavano per i baristi, per noi che facevamo la radio, per i DJ a due facciate. E quindi io comprai all'epoca, c'era un abbonamento, mi arrivava per posta questi 45 giri, da un lato c'era proprio questa Parigi addio, che faceva come? Come sì, faceva così. L'appuntamento a quel boulevard di Saint-Germain. C'è sempre tanta gente qui, ma lei dov'è? Poi la vedo arrivare, due ore poi devo partire, Parigi addio, ritornerò, Parigi addio, quando non so. Come spiegarle che son triste, riuscirò, io che il francese so parlarlo solo un po', ne può stesso capire, peccato doverci lasciare, Parigi addio, ritornerò. Eccetera, 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 eccetera. Pensate che ebbe un successo tiepido, questa nel 1978, ma nel 1979 si presentò a Sanremo con una canzone intitolata Amare e vinse l'edizione del Sanremo, del Festival di Sanremo del 1979, lo vinse proprio Mino Vergnaghi con Amare. Quindi ascolterò pure Amare allora. Poi è praticamente, diciamo, sparito. Perché la sua casa discografica, perché era un'etichetta indipendente, fallì, e da Sanremo ai festival, alle manifestazioni importanti, un giorno lo ritrovai su un palco a San Marco, da Sanremo a San Marco. Quando l'ho visto a San Marco, ormai non c'è più niente da fare. Eppure era un artista che faceva delle cose interessanti. Maestro, mi faccia da tappeto, che vado da quella parte. Okay, vai. Grazie. Allora, mi vado a collegare con Gaia Bafaro, che si trova nel centro di Cosenza. Come stai, Gaia? Ciao Francesco, buonasera a tutti voi, buonasera ai nostri amici da casa. Siamo sul corso, come dicevi tu, e oggi faremo un sondaggio su Halloween, perché domani è Halloween, ovvero la festa di tutti i santi. Non tutti però sanno che si tratta di un capodanno celtico e si festeggia alla fine dell'estate. Per i Celti infatti si trattava di Samhain, ovvero Summer Ends, la fine dell'estate. Come puoi vedere qui alla mia sinistra ho già due splendide mamme che hanno anche vestito i loro bambini per l'occasione. Buonasera, i vostri nomi? Erika. Come festeggerete Halloween? Siamo invitati ad una festa in maschera. Per noi è un carnevale, per i bimbi è un carnevale. Quindi una cosa più che altro per loro, per farli un pochino, insomma, divertire, svagare. Quindi non la sentite come una vostra tradizione? No, come tradizione no, è giusto un carnevale per i bimbi per farli divertire. No, non è una nostra tradizione, è una tradizione americana. È una tradizione americana, infatti. Però, insomma. Grazie Gaia. Come mai? Grazie. Ok, a dopo. Ci sentiamo più tardi. Vado nel nostro salotto dove ritrovo Larissa Volpentesta. Ciao, come stai, maestro Stacchetto? Prego.
Bene. Come va? Molto bene, voi come state? Bene, bene, abbastanza bene. Non ci vediamo da un po'. Da un bel po'. No. Ma veramente non tornavo proprio a Ten da un bel po'. Sì? Un po' di anni, sì. Eh beh, questa è comunque rimasta la televisione con lo studio più importante che c'è in Calabria. Io le ho girate tutte, della serie, le ho frequentate tutte, caro, come un vecchio giocatore incallito, le ho frequentate tutte le televisioni di Calabria, le ho frequentate tutte e devo dire che l'unica che abbia degli studi importanti, quindi gli studios, sono quelli di TEN, Teleuropa Network. Infatti, vedi, noi siamo allo studio 4, ma c'è lo studio 5 di fronte a noi, c'è il 6, il 7, insomma ce ne sono diversi, c'è l'1 e il 2 dall'altra parte. Eppure io e te abbiamo anche condotto una trasmissione insieme. Insieme, sì, sì. Te la ricordi? Me lo ricordo, mi hai fatto da apripista quando sono tornata in Calabria, avevo appena smesso di fare l'attrice e mi hai spinta nel mondo della conduzione. È vero. Io volevo leggere una scheda che ti riguarda, quanti minuti abbiamo? Sì, c'è il tempo. Intanto vediamo delle informazioni, cosa dice oggi gli aggiornamenti. Morena, cosa abbiamo? Abbiamo esondazioni nel Piacentino, un brutto tempo a nord. Parma, crolla ponte in Toscana, scuole chiuse. Brutto tempo, invece qui abbiamo quasi 30 gradi, incredibile. Sì, no, dico, come apertura non è male. Non è male. Abbiamo cominciato bene. Dobbiamo capire cosa succede in Italia. Certo. Allora, Larissa Volpentesta, la nostra autrice, che saluto, che è Esther Ruggero, ha messo un verbo al passato. È stata attrice. È stata, ha ragione, attrice. Perché io sono in pensione. Una giovanissima attrice in pensione. No, non è possibile. Sei un'attrice, secondo me, infatti forse nel sottopancia c'è scritto attrice, eccolo. Ha studiato danza classica, canto, dizione, hai ottenuto il primo ruolo all'età di 10 anni e hai debuttato al cinema con Il figlio di Pelé, regia di Zaccariello. Ragazzi, vogliamo parlare? Poi successivamente... No, scusa, con Il figlio di Pelé in che senso? È il titolo del... Successivamente ha esordito in TV con la miniserie Brancaccio, regia Gianfranco Albano con Beppe Fiorello? Sì. Con Beppe Fiorello. Adesso conduci Miss Italia. Togli un filo. Grazie. Conduci Miss Italia Calabria di diverse edizioni. Tra i diversi ruoli, Boom, regia di Zaccariello, Vipera, Citti, I Viceré, Faenza, La vita rubata, Diana. Per la televisione hai fatto Pompei, La squadra 8, Don Matteo 6, Don Matteo 8, L'isola dei segreti con Tognazzi, Il peccato e la vergogna, Il generale dei brigati, insomma una serie, ma tante cose. Fra un po' nella seconda parte del programma avremo modo anche di vedere qualche RVM, così ci ricordiamo le cose belle che hai fatto in passato. Adesso mi voglio dedicare alla conduzione, perché sei diventata mamma? No, in realtà sono diventata mamma dopo. Prima ho proprio deciso di non voler fare più quel lavoro, ma non perché fosse un brutto lavoro, perché non mi piacesse il lavoro, ma perché ho un senso di appartenenza molto forte verso la mia famiglia, verso la mia casa, a differenza di mio fratello, che poi ho intuito incontrerai fra qualche giorno. A lui piace fare quello, vuole quello, vive fuori, non tornerebbe mai qui, ma non perché non gli piace stare qui, ma perché sa che per il suo obiettivo di vita è importante stare altrove. Il mio obiettivo di vita non era più quello, ma era riappropriarmi della mia dimensione. Infatti da quando sono tornata sono decisamente più povera, ma molto più felice. Beh, l'importante è stare bene con se stessi, l'importante è fare quello che si vuole nella vita realmente. E poi sì, sono diventata mamma da 9 mesi. Cioè, perché la cosa, io conosco bene lei, no? La cosa bella è che arrivano, la cosa incredibile, arrivano le proposte e lei dice no, non se ne parla neanche. No. Ti chiama un giorno qualunque, Beppe Fiorello, vieni, facciamo una cosa, no, non se ne parla più. No, abbiamo no, finito. Basta, è finito tutto. Funziona così. Volevo dire, fare l'attore, no? Significa interpretare nella vita artistica tantissimi personaggi, ma tanti. Che poi significa ancora che in qualcuno di questi personaggi ci si sente dentro, no? Dappertutto. E poi la vita dell'attore si muove tra accademie, si muove tra corsi di recitazioni, workshop di improvvisazione con... Voglio dire, è una vita anche molto tempestata, no? Da avvenimenti, da... o no?
penso sia così. In realtà io ho fatto gran parte del mio percorso da autodidatto, ho cominciato a 10 anni e mezzo, quindi la mia vita non era proprio accademica. Cilli tempo. Sì, 10 anni e mezzo. Sì, a 10 anni il primo ruolo. Sì. Quindi sono partita da qui come autodidatto, ho fatto molta gavetta lavorando e poca quella accademica. Quindi poi non hai fatto... No, in realtà è che ho vissuto la prima parte fino ai 19-20 anni a fare su e giù dalla Calabria, perché avevo mia mamma qua, la mia famiglia qua, la scuola qua, quindi già questo era molto difficile, andare a scuola, partire, prendevo, all'epoca c'era l'Intercity, forse gli Eurostar erano appena usciti, quindi ti facevi quei viaggi di 6-7 ore, facevo il provino, ritorna, il giorno dopo vai a scuola, era una vita abbastanza sacrificata. Appunto, è quello che dicevi. Ci dobbiamo fermare e ritorniamo fra poco insieme alla Larissa Volpe in testa, do la linea a Rosaria intanto. Ciao ragazzi, mi trovo da Malizia Spaccio Aziendale, qui dove è impossibile spendere meno, ma qui dove? A Saporito di Rende. Abbiamo tantissime cose a prezzi stracciati con la vendita al dettaglio. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao. Ciao Rosaria, più tardi, linea alla reclame, fra poco ancora un giorno dopo l'altro con Larissa Volpe in testa. Ciao tesoro, come andate il lavoro a Roma? Giornata lunga, non vedo l'ora che sia il mio compleanno. Ho già preso un regalo che ti piacerà. Hai preso qualcosa per la casa? Non sarà mica l'anello per la proposta che sto ancora aspettando? Luca? Luca, scherzo, una collana sarebbe perfetta. Scintillesanto.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. Scintillesanto.com. Da oggi il web fa scintille. Con la gamma TR puoi scegliere l'alimentazione che preferisci e l'automobile adatta ad ogni tua esigenza. Il full electric della City Car DR1. Il termo hybrid benzina GPL dei SUV DR 3.0, DR 4.0, DR 5.0, DR 6.0 e DR 7.0. Oppure il diesel di ultima generazione del pick-up 4x4. Salt in my stew, you will always be mine. I wasn't planning on being here, don't even know anybody to talk to. My friends are making friends, I need someone to come to my rescue. There you are, across the room that's full of empty conversation, trying to read the situation. Something in the way. Tendenze fashion 2024, solo pagine di moda. Riparte un giorno dopo l'altro, la canzone del gingolino è quella di Tenco, no? Che fa... Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va,
le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro è tutto come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita. Pierpaolo Giambarella, pianoforte e voce, vado verso il Lightwall dove a Corso Mazzini in diretta a Cosenza c'è Gaia Bafaro. Eccoci Francesco, questa volta ho fermato tre giovani ragazzi che adesso ci diranno cosa pensano di questa festa di Halloween. Inizio dalle signore, dalle signorine. Diciamo che è una festa carina per far divertire i bambini, però penso che comunque nello stesso momento sia inutile, perché anche molte persone qui non è che sono molto felici di festeggiare questa festa, voglio dire, festa per dire, penso che sia un passatempo. Penso che bisogna andare in America per poterlo festeggiare. Alcuni dicono che sia una festa addirittura satanica, legata al male. Tu sei d'accordo con questa opinione? Penso proprio di sì, perché alcune volte penso che sia una cosa contro Dio, anche alcuni costumi tipo rivolti a Satana oppure altre cose, penso proprio di sì. Quindi sostanzialmente non ti piace? No, non l'ho mai festeggiata e mai la festeggerò. Bene, adesso invece sentiamo la voce dei maschietti. Voi cosa ne pensate? I vostri nomi? Mi chiamo Marco. Vincenzo. Per me è ormai una festa commerciale, cioè la si usa solo per vendere qualche maschera in più, qualche menù per la ristorazione e giustamente i bambini si divertono per le strade, altrimenti ormai rimane solo commercio. Quindi per voi è una sorta di carnevale, diciamo carnevale autunnale? Sì, ormai è diventato questo, senza un vero un scopo, cioè non ha un senso. E invece tu? Penso che è una festa americana e tutta la deve rimanere, perché noi abbiamo il carnevale, quindi è giusto festeggiare il carnevale invece di Halloween, perché carnevale è più una festa più allegra, diciamo, invece Halloween è una festa di streghe, vampiri. Secondo me è inutile festeggiarla qua in Italia, diciamo. Quindi non la sentono, le persone non la abbiamo sentono capito. Come parte della loro tradizione. A più tardi, ciao Gaia! Allora rientriamo, eccola qua, Larissa Volpe in testa. C'era lo stacchettino, eh? Eh sì. Allora, Larissa, io vorrei partire proprio da un RVM. Ok. Partiamo da qui. Graziella, che ci fai qua? Posso venire? Devo andare in caserma. Chi è Gio? Ma chi è? Perché non ce l'hai presente, eh? Perché è mia sorella. Possiamo cambiare le cose. Sono solo parole, Don Matteo. Non serviranno a cambiare la mia vita. Finché sto qui e non vedo Anne chiuso in quella prigione, posso continuare a illudermi che sia rimasto tutto come prima. Tu puoi farlo. E potrei farlo anch'io. L'unico che non può illudersi è che sia rimasto tutto come prima è Anne. Sei incinta. Lo sanno tutti di chi è il bambino. Tuo padre è alcolizzato. Non mi tocca! Io non ti tocco, però smettila di piangere, stai calma. Tieni. Non le voglio! Te ne darò anche degli altri, eh? Maledetto! Beh, scusate, io vado via perché una così brava, cioè una così brava che rifiuta, deve fare il cinema, assolutamente, ma giuro, io posso andare? Veramente, dai, ma perché? Senti, ma allora, in quale ruolo ti sei ritrovata maggiormente? Cioè, qual è il ruolo di tutti quelli che abbiamo visto, che vedremo fra un po', ti appartiene? Difficile, perché io ho fatto nella mia vita quasi, cioè, molto spesso la vittima,
di un uomo, di quello che succedeva. Io invece nella mia vita non sono affatto una vittima, quindi erano ruoli abbastanza diversi dalla mia personalità. Forse quello nell'Isola dei Segreti, perché eravamo due ragazzi, era diciamo un'ambientazione più moderna, quindi si avvicinava forse un po' di più alla mia età. Senti, come ti preparavi all'interpretazione di un personaggio per imparare tutta la parte, quanto tempo ci vuole? Sempre pensato a questa cosa, eh? Allora, mi viene da ridere perché poi sembra una di quelle che era non curante, ma in realtà, avendo sempre lavorato molto sul set, io non mi preparavo quasi per niente. Cioè, imparavo il copione, sì, ma poi non avevo quel tipo di studio da dovermi preparare le settimane a ruolo. Ad esempio, su Vipera c'era Harvey Keitel, l'attore americano, che per una scena doveva prepararsi giorni e giorni e giorni. Dall'altra parte invece c'era Giancarlo Giannini, dove al Chuck stava ridendo a crepapelle, ad Azione stava già piangendo. Ecco, io ero più su questa seconda. Sì? Sì. Ma a proposito di Giannini, cioè, parliamo di altissimi livelli. Scusami Francesco, mi sposti il canovaccio che non riesco che non a vedere? Un po' più dietro, perché adesso ho fatto la mano di Larissa. No, cioè, Giancarlo Giannini, ragazzi, è riconosciuto nel mondo come l'attore più bravo dopo Mastroianni che abbiamo. Tu ci hai lavorato insieme. Da quello che si è visto in quel poco, sei veramente brava. Fare l'attrice, tu hai lasciato così. Ho mollato. Non ci puoi pensare. No. Allora, nella fiction, il generale dei briganti, hai interpretato il ruolo di Rosina, uh-huh, una ragazza sfregiata da un uomo per un rifiuto. Uh-huh. Ma anche in Vipera hai interpretato la parte di una ragazzina che ha subito violenza. Qual è stato il tuo vissuto nell'impersonare storie di violenza? In realtà anche nella vita rubata era la storia vera di Graziella Campagna, che è una ragazza vittima della mafia, quindi anche lì è stata dura, nel senso che forse è stato più duro il ruolo di Graziella Campagna. Sai, quando racconti delle storie vere, come in quel caso, hai forse una doppia responsabilità, non solo come attrice ma anche umanamente, per cercare di restituire la verità del personaggio e della persona. Negli altri due che hai citato, in Vipera ero appunto vittima di violenza da parte di Giancarlo Giannini, dal quale poi rimango incinta, invece Rosina poi dallo sfregio, per scongiurare diciamo il disonore, divento una suora. Sono entrambi ruoli forti e non è semplice, perché ripeto, io ho un carattere molto forte, magari volendo rapportare su me stessa, io dico sempre a me non sarebbe mai successo. Non è semplice in questo caso, perché tu devi rendere la debolezza della persona, la debolezza della donna, e lo devi restituire al pubblico, anche nel momento in cui è una cosa totalmente diversa da te. Quando ti consegnano la parte da recitare, devi attenerti alla virgola su quello che c'è scritto, o puoi improvvisare esprimendo il concetto? Non puoi improvvisare grandissime cose, però... Però puoi cambiare qualcosa. Sì, sì, puoi cambiare. Poi perché sennò cambia in base anche alla sensibilità del regista, dell'attore, degli attori, perché poi magari una scena non dipende solo da te, ma dal sentiment che si crea, no? con certo, il tuo compagno, con il tuo padre. Non si può, non puoi improvvisare una scena tu... sì, una scena. Con due battute... Provare, perché no? Dai, bello. Adesso proviamo. Intanto c'è una domanda, o meglio, hai una notizia? Ah, bene. Halloween, tutti i travestimenti di Heidi Klum, la supermodella tedesca, è una delle regine della stagione, celebre per i suoi party esclusivi a tema Halloween, a cui sono invitate le maggiori celebrità di Hollywood e non solo. I suoi travestimenti sono sempre esagerati e assolutamente fuori dal comune. Ecco alcuni scatti che propongono, sono molto molto bizzarri, insomma. Raffigurano morti, teste mozzate e quant'altro, quindi anche da non inquadrare. Bene, vediamo la seconda parte dell'RVM di Larissa, le altre interpretazioni. Everybody get up.
sei solo Giacomo, qua tutti mi maltrattano. Innumerevoli linguacce. No, volevo dire, ma lì eri su dei set cinematografici? No, fotografici. No. Ah. Quindi non c'entrava niente con il cinema? Rimpianto, qualcosa, voglia di tornare. Non ci puoi pensare? No, davvero, perché è brava. Cioè. Perché tu non lasceresti mai. Ma perché io il talento lo sento sulla pelle, capito? Sì, ma tu quando sei andata a Radio Monte Carlo e poi ti hanno preso e hai detto no, me ne torno a fatto casa, un mese sto bene a fare. Voglio dire, è vero. Alla te stessa, scusami, domanda. Tutto quello che hai ho detto lo ritiro. È la stessa cosa. Senti Larissa, adesso ti sei riscoperta conduttrice, mm-hmm. sei in questa, diciamo, kermesse importante, che Miss Italia in Calabria sta avendo consensi importantissimi, sì. Fra l'altro adesso la Carly Fashion partecipa all'organizzazione a Sasso Maggiore delle nazionali, insomma voglio dire che è un premio importante. Assolutamente. No? Ti piace di più fare la conduttrice o l'attrice? Ma in realtà la conduttrice è un po' più vissuta come la viviamo noi, lì a Miss Italia è un po' più gioiosa, giocosa, perché noi siamo proprio un team ormai legatissimo, io sono forse al settimo anno, adesso io e Linda da qualche anno facciamo squadre, l'una senza l'altra non vogliamo fare niente, quindi è vissuta in modo davvero giocoso, gioioso, divertente, ci trucchiamo, quindi da questo punto di vista decisamente la conduttrice, dall'altro punto di vista no, perché il mio primo lavoro in realtà rimaneva quello dell'attrice. Cioè, non hai mai pensato di ritornare anche per un solo film, per una sola fiction? No, non serve. Cosa serve? Quel lavoro lo fai o non lo fai? Quindi sei decisa? Dottore, reciti una parte alla fine. Quella di fare la conduzione di un programma, di un evento, se non sei un po' attore non puoi farlo. Ma leggermente, ormai la conduzione, voglio dire, per come la vedo io, più spontaneo sei, devi essere quello che sì, sei nella ma vita, devi essere davanti alle camere. Ma devi avere dei, devi avere anche dei numeri. Se sei costruito non passi. Ho capito. A differenza ma del devi cinema. Avere dei numeri per porti al pubblico e venderti in un certo modo. Se non hai quei numeri non puoi sì, fare. Sì, ma quella è un'altra cosa, però non c'è nulla di fiction, non è nella conduzione. Ammiccare. La conduzione di un tempo, forse. Se non sei attore non lo fai. Secondo me no, io non sono d'accordo. E tu non sei un attore, lo sappiamo. Non sono d'accordo, il conduttore non è un attore. Ti volevo dedicare una canzone molto bella di Gino Paoli, intitolata Senza fine, che è una canzone del 1961 che Gino Paoli scrive per Ornella Vanoni, e poi la reinterpreta anche lui, però lui la scrive per Ornella Vanoni e a seguito di questa canzone, della consegna di questa canzone, nasce questo grande amore tra Gino e Ornella. Senza fine, tu trascini la nostra vita,
senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non è ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto. Tutto quanto io voglio avere. Bravo Pierpaolo Giambarella al pianoforte. Tu con Halloween che rapporto hai? Adesso è una bambina, la vesti con la zucca, la cosa. Sì, la, sì, io tu, la streghetta. Hanno detto una serie di cose che non condivido. Mia figlia ha già 9 mesi, 3 vestiti di Halloween. Ogni anno io faccio la zucca anche per mio nipote, ho un nipotino di 4 anni e ci divertiamo, va presa per quella che è, una festa. Bene, vediamo che Gaia ha un altro ospite a Corso Mazzini, sì, a Cosenza. Sì, Francesco, sono in compagnia di Christian questa volta. Come festeggerai Halloween, Christian? Allora, dico la verità che la sera andrò a ballare con la mia ragazza, non per la festa di Halloween insieme, semplicemente perché è una festa, diciamo, del comune, divertirsi, stare insieme, diciamo, passare del tempo. Se no, a livello religioso non la condivido molto, si dice che è una festa pagana, eccetera, anche se io non sono molto credente. Però è uso comune così, magari pregiudizi, preconcetti. Però personalmente io, a me va di festeggiarla solo per il puro divertimento, diciamo. Un'occasione quindi per divertirsi. Per me è una festa come un'altra, al di là dei, diciamo, paradigmi religiosi, questo fondamentalmente. E di cosa ti travestirai domani? A dire la verità non lo so, credo da me stesso, cioè nel senso non mi metterò un costume in particolare, credo che andrà come andrà, non lo so. Va benissimo. Francesco, avete qualcosa da chiedere? No, grazie. Baia, Gaia, Baia è carino, Baia Domizio. Non è male. Non è male, non è Baia. Allora, Larissa, io vorrei farti ancora qualche domanda, anzi ce n'è una che te la vuole fare Morena. Sì. Mi chiedevo, hai sempre sognato di fare l'attrice? Oppure è stato... No. Io non lo sognavo affatto, è successo perché mio fratello, che adesso è produttore discografico, ha sempre vissuto d'arte nella sua vita, quindi viveva a Roma già da un po' di anni, ha mandato le mie foto in un'agenzia, ho fatto l'incontro in agenzia, mi hanno preso, il giorno dopo mi hanno portato a fare un provino per il primo film e mi hanno preso. E quindi da lì è nato. C'è stato un personaggio interpretato nel quale ti sei rispecchiata o che ti ha fatto conoscere un tuo lato nascosto? No, nessuno. Nessuno? Nessuno. Sono stati tutti molto molto lontani. Come sei mio... riuscita a modellarlo un personaggio, per dire, diverso nelle diverse fiction? A me viene estremamente facile. Leggo quello che ho da fare, imparo il copione e vado. C'è un regista con cui ti sei particolarmente rapportata, con cui sei stata bene, sì. Con il quale sei orgogliosa di aver lavorato? Sì, sicuramente il miglior ambiente sul set è stato con Gianfranco Albano, con cui ho fatto sia Brancaccio sia qualche anno dopo un altro film sempre per Rai 1. Un regista invece con cui sono particolarmente orgogliosa, ovviamente a parte Sergio Citti, poi c'è Faenza che è un maestro, ce ne sono diversi. E c'è un'attrice invece che ti piace tanto, alla quale ti sei ispirata o a nessuno? In realtà io ho sempre ammirato Sandra Bullock, che è un'attrice americana, quindi con l'Italia non c'entra niente.
E invece il rapporto con i tuoi fans, ne avevi tanti, pochi? Quanto era importante il confronto diretto? Non lo so, non ci ho mai fatto caso, anche perché poi io ho smesso nel momento in cui i social invece stavano prendendo piede, quindi poi così tanto fisicamente non ho avuto modo di vedere questa cosa, ma a me non importava, quindi non ci ho mai fatto caso. Stai preparando l'aforismo? Ce l'ho già. Ancora abbiamo quanti minuti abbiamo? Ancora abbiamo qualche minuto? Niente. Se abbiamo qualche minuto, perché non facciamo? Non la possiamo fare? Facciamo la prossima puntata. No, dobbiamo preparare, prepariamo un testo. Verrà ancora a trovarci. Certo. Sì, certo. Verrai a ritrovarci. Se mi invitate, certamente. Stiamo già invitando in diretta. Verrai a ritrovarci. Vabbè. Allora, Ettore, aforisma. Aforisma è una bella frase di Burt Reynolds. Dice: quando un attore sposa un'attrice, entrambi cominciano la guerra per il possesso dello specchio. A domani, grazie a Larissa Volpe in testa. Grazie, grazie. A domani, un giorno dopo l'altro. Tornerai da me perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Passa il tempo e tu dove sei? Con chi sei? Tu non pensi a noi, ma io so che da me tornerai. La notte e i giorni tu non ci sei, vicino a me nei sogni miei. Dimmi quando è che tornerai, tornerai da me, perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai. Questo programma vi è stato offerto da scintillesshop.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. Scintillesshop.com. Fa scintille. Che ci fai col mio pigiama? È il mio a lavare. Ma l'hai lavato ieri. E quindi è peperoncino, posso lavarlo quante volte voglio. Caffè Mammone, quando la tua giornata profuma di caffè. Facileefficientare.it. Proxenia, quando la luce è tutto. Turco, immagina, crea e arreda. Con la gamma TR puoi scegliere l'alimentazione che preferisci e l'automobile adatta ad ogni tua esigenza. I wasn't planning on being here. Don't even know anybody to talk to. My friends are tendenze fashion 2024. Solo pagine di moda.